sky. I want a piece of flower, like I'm never gonna die. Oh, partiamo con una situazione generale, mi piace un sacco, però andiamo prima a vedere le cose da Mirka, dove abbiamo messo l'olivo e dei fiorellini, che adesso li faccio vedere tutti perché a noi ci piace far vedere tutto a tutti. E questa è la situazione, visto? Tac. La rosa l'abbiamo ripulita, sta facendo già i butti nuovi. Quella è una calendola, queste qua sono tutti taggeti, l'olivino gliel'abbiamo messo, quello è stato pulito. E adesso vi faccio vedere il mio, perché alla fine si può anche fare, no? Abbiamo spostato fuori tutto quello che riguarda la maggior parte delle coleus, anche se erano ingiallite, ma gli è appena andato l'acqua. Qui abbiamo ancora le calendule, queste sono tutte da prendere, praticamente voi prendete questo, tagliate qua sotto, interrate e vi ricresce una cazzo di pianta, quindi è un po' una figata. Qui abbiamo la mentuccia, mento, questo non mi ricordo se era un susino, ma questi sono i due famosi cespugli di nocciole che sono impazziti. Questo è l'acero rosso giapponese che devo mettere poi di là. Qui c'è la salvia dove sotto avevo piantato le altre tre che poi ho tagliato. Questo è il nostro lamponcino. Qua ci abbiamo delle carotine, del prezzemolo, il lampone nero e il lampone rosso, che però non sembrano darci dentro. Qui invece abbiamo i limoni che hanno ripreso non pesantemente bene, ma di più. Basta nutrirli, ci sta facendo un sacco di fiorellini, guarda ma tanti ce ne sono. Questi in teoria sono tutti i limoni. Ah? Guarda che bella storiella, che questo e questo. Rosmarino è esploso. Lui mi sa che me lo sta mangiando qualche insetto di merda. Questi sono 1, 2, 3 limoni zuccherini. Questa è una zucchina che non sa, mi sa che ci aveva preso il cazzo. Quella è un'altra zucchina. Qui altri 3 meloni zuccherini, ma anche su questo è un sacco di fiorellini. Da qualche parte, allora, da qualche parte ce n'è uno che non mi ricordo dove cazzo sta. No, fiorellino. Patate! Le patate ormai siamo arrivati in cima. Scusate, ormai ci sono gli elicotteri qua. Che palle! Ma di qua devi passare sto strogoto. Qua si finisce le patate sono stupende. Poi qua ho messo i fagioli borlotti, 1, 2 e 3 ovviamente, con la corda, con l'arrampicante che lascio in cima. E qui abbiamo le famose lumache di merda che si sta mangiando tutte le cazzo di foglie, mi stanno girando i coglioni. Però poi se faccio un cazzo. Da questo lato invece abbiamo messo edamame, ovvero fagiolino di, non mi ricordo come si chiama, il pisello nano, che arrampicherebbe qua se non fosse che, guarda che bello, se non fosse che anche qua le lumache mi sta mangiando tutto. Ma passiamo alla parte più bella, le fragolazze. Allora, primo, questo si è ripreso di brutto. Il ciliegio colonnare si è riempito di afidi, quell'acero rosso è bellissimo. Ma qui abbiamo le fragole. Questa è tutta una pianta di fragola bianca, che però ha deciso di fare solo stoloni. Io li ho già messi interrati, e così ho altre due piante, vediamo. Qui c'è un aglietto, questa è una mia fragola visca che ho piantato io, anche questa è sempre fragola bianca, ma non sta facendo frutti. Questa ovviamente calendulina, così le lumache si mangiano quelle. Calendulina, guarda che bella sta calendulina arancione. Qua c'è una dieta, mi sa che sta morendo, invece qui ci sono le fragole malva. Eccole qua, ma che belle. Qui piccolo olivetto con i 4 amici. E qua ci sta, c'è anche quello di olivo, quindi sti cazzi. Mi ha fatto un botto di roba. Dove c'era lui, che abbiamo comprato anche lui,
che era un ciliegio, ma ovviamente gli afidi hanno distrutto tutto. I famosi girasoli in vendita, che sono bellissimi, questi qui sono quelli da 30 cm e via. Questo si è riempito di afidi. Il mio cespuglietto rosso si è riempito di afidi, ma adesso ho fatto il trattamento olio di neem e sapone molle. Il fico cresce, il limone selvatico pure, l'olivo cresce, il pompelmone cresce. Qui abbiamo messo invece, questa è un'altra calendula, questa cazzo va in fiore, è una cipolla, pomodoro, e il pomodoro lì è innestato, questo qui se vedete sotto è il pomodoro a green zebra, però non sapeva come decidere cosa fare, quindi continuiamo a buttare cazzate, ho detto adesso lo taglio tutto e via. Sì, anche gli uccellini vi salutano. Qui abbiamo un pompelmino, quindi si vede che è già stato bello curato, quello qua, pompelmino. Questo è un pompelmo, fiorellini, ulivino, quello, questi li abbiamo messi apposta per far sì che se li mangiano quegli altri. Questa pianta, questo qui, che vedete, ero convinto che fosse il papavero, quello rosso a bandiera svizzera, e invece ho scoperto che è il lino. Qui invece adesso vi faccio vedere tutto l'ambaradan. Il gatto che c'era qua sotto ormai è scomparso perché c'è la zucchina, che adesso ho legato lì sotto. Abbiamo messo questo peperone, salana digeribile dell'orto mio. Abbiamo messo l'aglione dell'orto mio, un po' di basilichino, questo basilico. In fondo abbiamo le carote, lì c'è il prezzemolo, in fondo c'è un tagete limone, quella più grossa lì, una calendula, ci sono in mezzo due agli, questo è altro pomodoro che sembra avere strane malattie, che però non so cos'è, ma va bene perché l'ho sfemminellata un po', ho tagliato un po' per farla crescere in alto, che così poi prenderà anche un po' di sole e farà un po' di copertura. Col brutto tempo qui adesso è pieno d'acqua, quindi non gli do ovviamente acqua perché sennò mi muoiono e basta, ma per ora qua sta tutto bene. Qui c'è un po' di bordello, ma va niente. Qui c'è, non so come, sono spuntati ancora dei pomodori, i test sugli olivi, il prezzemolo, qualcosina sta crescendo, ma continuano a crescere i pomodori, non so perché, in scialatine. Qua invece mi sa che questo prezzemolo a sparire, questo basilico anche perché erano quelli tolti. Questa era la mia fantastica stevia comprata, adesso ormai andiamo molto a fiore, quindi non ci serve più un cazzo, perché servirebbero le foglie. Questo l'ho pulito, che è il melone in birne, che non mi ricordo che cazzo voglia dire. Questo invece dovrebbe fare questi bellissimi fiori rossi, ma le lumache hanno deciso, vedete, di mangiarsela tutta, e si sta mangiando tutto. Qua abbiamo il mio piccolo abetino, che ci sta. Guarda qua, questa è opera delle lumache, questo che dovrebbe essere una pianta di caffè, tutta mangiata. Questa la sto lasciando insieme a loro perché almeno evitiamo casini. Questa è la pianta che sa di non mi ricordo più come si chiama, ma vaffanculo, va bene. Qui ho le fragole che ho dovuto completamente ripulire perché ce ne sono, solo che ci sono stati, c'è stato proprio quell'insetto di merda che si mangiava le fragole e mi giravano i coglioni, e quindi è un po' una palla. Questo è il mio abetino, lì c'è della menta, questa era l'insalata giapponese della Lola, se la sono mangiata le lumache con la menta. Poi la catambra, perfetta, questa sta crescendo perfettamente. La catambra dovrebbe scacciare le zanzare. Qui un altro cespuglietto, le abbiamo messo la, non mi ricordo più come si chiama, la tutte abbiamo. Queste sono le prime fragole che avevo montato l'anno scorso nel tubo, che stanno andando perfettamente. In più adesso salgo in alto, queste sono le fragole che ho recuperato da piantine di meno di un centimetro da loro. Questi sono i cespuglietti che crescono. Qui, questa è una cacca di lumaca,
sono veramente pieno di lumache. Qui invece sono cresciuti forse due aceri a caso, vedete, questo e questo, poi li toglierò da qua dentro, li metto in due vasi, siamo a posto. Il praticellone qua dietro è bellissimo, quelli sono i pomodori della mammina e della Marta, che stanno crescendo molto 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 bene, gli ho nutrito il terreno, che porco due, che il sole, allora i suoi sono molto più alti proprio per il fatto che hanno sole un po' la mattina e poi durante tutto il giorno, i miei no perché è abbastanza coperto e un po' più in ombra. Lì gli ho fatto spostare, che c'era qui là il rosmarino e lì la salvia, ho detto sposta queste due e vedrai che la menta cresce, sta di fatto che guarda che menta che gli sta crescendo. Dopodiché sono ancora un sacco di lavoretti, se non mi ammazzo per scendere, è un sacco di lavoretti che voglio fare, devo preparare un altro tubo rosso perché all'interno di casa ho ancora, come vedete qua, queste, guarda che belline, e queste sono state piantate il 14-3, no, trapiantate il 14-3 nel vasetto, che lascio ovviamente qui perché mi servono qui. Adesso devo capire con tutti gli afidi se andare direttamente nel negozio a prendere i cucciolotti di coccinelle, però adesso la situazione non è così pesante perché ho il problema più grosso delle lumache, cazzo, le fottute lumache mi stanno sputtanando tutto e mi girano un po' i coglioni, però mi sono fatto la miniosi, ragazzi, che porca troia. Ah, che poi c'è sto pomodoro, allora questo pomodoro che io non ho proprio cacato di striscio, era quello che avevo fatto a ottobre in casa, cioè rendetevi conto di che cazzo sta combinando. Ora qua pomodorini, il prezzemolo qua sotto sta crescendo bene insieme al pomodoro, adesso gli darò un po' d'acqua perché non mi sembra molto vivo il vegeto, e basta. Conclusione, sta andando tutto abbastanza bene a parte per gli afidi e lumache, sarà un cazzo di casino, poi questo tempo che ha fatto pioggia e vento, che però ha fatto crescere un sacco di roba, pioggia e vento ha fatto crescere veramente un sacco di roba. Bene, spero poi che i prossimi video saranno dove avrò un po' di frutti, dove farò un po' di grigliate, vediamo un po'.